Il successo di questa serata trova come soggetto fondamentale e indispensabile Gisella Centonze. Quando noi ci incontrammo, mi ricordo molto velocemente perché i tempi stringevano, c'era qualche problema e ovviamente il comune non fa mai mancare quando è possibile, seppure in un periodo di ristrettezze economiche, la sua vicinanza, soprattutto in una rappresentazione, in una manifestazione come questa che ha come obiettivo non quello di arricchire qualcuno ma di fare del bene, soprattutto poi quando quel bene è destinato ai più piccoli, no? L'Associazione per un Sorriso in Più, alla quale va devoluto l'incasso di questa sera, che io non voglio dire perché Gisella molto cortesemente mi ha fatto vedere che comunque è veramente sorprendente, che ha sulle spalle quei momenti di difficoltà non solo del reparto di oncoematologia pediatrica. Quindi quando Gisella mi parlò, disse assolutamente sì, troviamo le risorse per garantire comunque che sulla serata non gravasse alcun costo per l'associazione e che tutto ciò che veniva incassato sostanzialmente potesse essere destinato a un'opera così meritoria. Tra l'altro la serata non è una serata raffazzonata. Io ho visto e ho incontrato molti degli artisti che stasera vi alliteranno, che sono tutti di grandissima qualità e rappresentano un po' l'eccellenza del nostro territorio nei vari settori. Trovo pure onestamente intelligente il fatto che si rappresenti qui questa sera una commedia in vernacolo che è legata proprio al nostro territorio, perché i soldi vengono raccolti in questi luoghi e vengono destinati nei nostri luoghi, nel reparto dell'ospedale del Vito Fazzi. Io sono apprezzato per la sintesi, non voglio venire meno questa sera, quindi non posso veramente che augurarvi a tutti voi di passare una serata piacevole. I posti sono tutti pieni, abbiamo fatto aprire anche i palchi riservati che normalmente non vengono aperti, proprio per consentire a quante più persone di partecipare. So che sarà una serata bellissima e mi auguro veramente l'anno prossimo di poterla ripetere con ancora maggior successo. Quindi vi auguro a tutti una buona serata e ringrazio anche a nome di Paolo Perrone, che riporta il suo saluto, Gisella Centonze, per l'impegno veramente che non fa mancare in questa iniziativa. Grazie a tutti e buona serata.